Siamo lodati in Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi celebriamo per la Chiesa la memoria, per noi, dato che è il nostro patrono, la grande festa di San Giuseppe, lavoratore, che ci consente di volgere nuovamente uno sguardo sul nostro patrono, cosa che abbiamo già fatto lo scorso 19 marzo, cogliendo un aspetto peculiare della sua eroica e santa vita terrena, con lui evidentemente quella di nostro Signore Gesù Cristo, ha disdegnato di chiamarsi suo figlio putativo e che amava, e della sua santissima sposa che è Maria Benedetta, e la dimensione del lavoro come elemento fondamentale della vita umana. Abbiamo visto che il libro della Genesi descrive la creazione stessa come una sorta di lavoro divino, con benedizione poi del settimo giorno, in cui antropomorficamente il libro della Genesi dice che Dio stesso si lavora, Dio stesso si riposò dal lavoro compiuto. È evidente che Dio non si stanca, non fa fatica, è un'espressione però per dire la benedizione e la santificazione che ha messo sul settimo giorno, che vale soprattutto per noi, lo vedremo tra poco. La seconda lettura ci ha ricordato il primato della carità, al di sopra di tutto che sia la carità, ante omnia caritas, il motto del Vescovo Emerito di Latina, Monsignor Petrocchio, ricorderete, ed anche che tutto ciò che facciamo, deve essere compiuto nel nome del Signore Gesù. E vedremo come questo tutto abbraccia anche il lavoro. E infine il Vangelo, che ci ricorda che San Giuseppe faceva il carpentiere, il falegname, e che Gesù non disdegnò di farsi chiamare il figlio del carpentiere. Noi sappiamo che Gesù per 30 anni visse a Nazareth, e certamente dall'età dell'adolescenza fino all'inizio della sua vita pubblica lui lavorò il lavoro delle sue mani e faceva lo stesso mestiere del padre. Anche questa, molti santi su questa circostanza ne fece l'oggetto di grandissima meditazione. Io quando parlo con i giovani dico sempre, ma secondo te Gesù, quando era sulla terra, era capace di progettare un iPhone? Ma guarda, secondo voi? Cioè, l'artefice di tutto l'universo è il nostro Signore Gesù Cristo, insomma, quindi c'è un'intelligenza certamente non indifferente, eppure ha fatto il falegname, un lavoro molto molto utile. Quindi anche questo è una delle tante prediche mute di nostro Signore. Allora, il lavoro che è una componente fondamentale della vita umana è un compito divino. La Chiesa, nel suo benedetto magistero, nella Sacrosanto Concilio, che tra l'altro, scusate, la Gaudium et Spes, che tra l'altro la seconda lettura dell'Ufficio Divino di oggi, e in numerosi altri interventi che fanno parte della cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, ha sempre insegnato che l'uomo, lavorando onestamente, fa la volontà di Dio, perché il lavoro è un compito divino, non è semplicemente una dimensione umana della vita, o meglio profana, cioè separata, cioè io lavoro e poi ho anche la fede, no? Noi figli di Dio lavoriamo nella fede e come gesto di obbedienza a Dio. La Chiesa stessa però parla dell'importanza del santificarsi nel lavoro. Attenzione, santificare il lavoro. Il lavoro, anzitutto, e questo ne parlava benissimo Papa Paolo VI, non solo nella Populorum Progressio, che è una delle encicliche più famose che parlano di questi temi, ma anche in generale nel suo magistero, è innanzitutto un diritto della persona, perché oltre che essere un dovere, noi possiamo stare sul pianeta Terra lavorando con le nostre mani, ho anche il diritto di poter lavorare per poter avere una vita dignitosa, per non vivere in elemosina e per non vivere nella miseria. E la Chiesa ha sempre svolto il compito di sollecitare, ecco, le autorità civili a garantire questo diritto di tutti. I pontefici degli ultimi 50 anni tutti hanno scritto su questo argomento, hanno scritto e operato su questo argomento, che è particolarmente, come sappiamo, scottante nella nostra società contemporanea. Il lavoro è un diritto, ma il lavoro va anche fatto come Dio comanda, cioè passiamo all'estremo opposto: il lavoro non può diventare un idolo, perché il lavoro può diventare un idolo. Avrete sentito gente che fa del lavoro la ragione della sua vita, antepone, vuol dire pospone al lavoro non soltanto Dio, ma a volte anche la famiglia, a volte anche ogni altra sana e santa occupazione umana. Questo diventa troppo, capite?
a proposito del lavoro domenicale, voi sapete che la Chiesa ha sempre insegnato che la festa, il giorno festivo si santifica con la frequentazione della Santa Messa e l'astensione dai lavori manuali, servili o finalizzati a scopo di lucro. Quindi i carabinieri, sono più, è ovvio che la domenica devono lavorare per forza, perché purtroppo i delinquenti la domenica non santificano la festa, lavorano pure la domenica. I medici devono lavorare per forza la domenica, come gli infermieri, perché la malattia, se uno gli prende un colpo la domenica mattina, non è che può dire ti visito il lunedì, capite? Così come capite anche le attività di ristorazione pubblica, per esempio, no? È evidente, non siamo fissati d'accordo che la domenica si deve fermare un mondo, però le attività commerciali, per esempio, i siti commerciali, la domenica devono stare chiusi, capite? E senza se e senza ma. Le nostre nonne, che sapevano bene queste cose, vi ricordate il proverbio che dicevano lavoro, giorno di festa, sapete? Esce dalla finestra, capite? E attenzione, questo è stato attestato, io ho letto nell'estate scorsa, ci fu una dichiarazione, non mi ricordo se era Confcommercio, perché dalle nostre parti ci sono state ordinanze varie di obbligare i centri commerciali a stare aperti, hanno detto il gioco non vale una candela, cioè i soldi che si fanno il giorno, la domenica, il sacco di gente, non è vero. È stato, come dire, anche civilmente attestato questa cosa eletta dal Signore. Quindi lavoro non può e non deve diventare un idolo, e deve essere fatto in un certo modo. Tutto quello che fate, fatelo come per il Signore e non per gli uomini. Allora, cosa vuol dire? È dentro la carità. Si possono fare esempi piccoli e grandi. Secondo voi, se io vado in ufficio e trovo la stanza vuota, quello è anche un peccato, oltre che essere una evidente mancanza, un dovere civico, secondo voi o no? Se ne vado a confessare uno lì e ha lasciato la scrivania a farsi la passeggiata, certo che se ne vado a confessare, però è un peccato, però non è soltanto una inadempienza civile, capite? E si possono fare tantissimi esempi, facciamo uno un pochino più comune che qualcuno si smuove. Voi sapete che quando litigano marito e moglie, qual è la prima vendetta, una delle prime vendette delle mogli? Non fanno le cose che gli piacciono ai mariti. So che c'è una cosa che mi piace, mio cugino, a voi un cugino proprio una cosa che so che non gli piace, io questo lo so, questo era confessato che fa così, perché non è che dice ma questo è un peccato di pensiero, tanto io non lo tengo fra me e me, tanto io che chi ha detto niente, non fa niente, capite? Perché anche il lavoro domestico, qui hanno combattuto le femministe, sapete che quando io celebro un matrimonio, alla fine del matrimonio devo leggere gli articoli del codice civile. Allora, il vecchio articolo diceva che il marito e la moglie hanno il dovere di contribuire all'andamento della famiglia con il proprio lavoro professionale. È successa alla fine del mondo, è venuta la Corte Costituzionale, perché le donne giustamente sono arrabbiate, e se io faccio la casalinga non è lavoro? Ma come non è lavoro? Certo che è lavoro, capite? La misura e il valore del lavoro ai nostri occhi non è la retribuzione. Qual è il lavoro più nobile che esiste? Con tutto rispetto per tutti, è lavoro divino, no? Quello che faccio io, ma io non sono mica pagato per fare quello che faccio, lo faccio con missione, capite? Ed è un grande lavoro. Allora, la famiglia deve cambiare l'articolo del codice civile, ed è cambiato, se l'ho andato a leggere, i coniugi hanno il diritto e il dovere di contribuire all'andamento della famiglia con il loro lavoro professionale e casalingo, capite? Che la casalinga non è che non fa niente dalla mattina alla sera. La casalinga può darsi che lavora molto di più se fa bene e santamente il suo lavoro, che una professionista. Se tu entri dentro una casa, capisci subito se la padrona di casa interpreta il suo essere casalinga con amore, oppure come una cosa che tocca fare per forza, perché insomma non posso far venire il colera dentro la casa, ogni tanto la pulita tocca tagliare per forza, eccetera. Quindi tutta la nostra attività umana, ecco perché santificarsi nel lavoro e santificare il lavoro. Altro esempio, io dico sempre, un mobile fatto da San Giuseppe, secondo voi, com'era? San Giuseppe faceva i mobili, faceva i tavoli, faceva le sedie, faceva gli alatri, queste cose qua, faceva di falegname. Un mobile fatto da San Giuseppe, secondo voi, era uno di quelli che quando avvi l'altra ti resta l'altra a mano? No. Se glielo commissionava un riccone sfondato e diceva fammi un mobile di lusso, San Giuseppe lo faceva un mobile di lusso, ma faceva un mobile di lusso perfetto, capite? Cioè, che per quanto stava in lui, un
funzionava bene, te restava l'arda in mano appena la prima, capite? Perché essere umili o essere poveri non significa essere sciatti nel lavoro. Il lavoro è per noi anche fonte di reddito, come lo era per la Santa Famiglia. È qui che entra in causa, se ci interessa, il discorso della povertà e gli esempi che ci dà il Papa attuale. Perché il discorso è questo qua: che ci fai con i soldi che ti vengono dal tuo onesto lavoro? Punto interrogativo. Voi sapete che una parte dobbiamo darla alla società civile, è obbligatorio, una parte, poi bisogna fare un po' di scuole governanti, che questa parte non diventi eccessivamente onerosa, insomma, no? Perché fino a lavorare a mezzi con lo Stato diventa un po' troppo. Questo però è un problema che riguarda le sfere politiche. E con il resto dei soldi che ci fai? Te li tieni tutti per te? Ricordate le parabole evangeliche del ricco egoista? Abboffa, abboffa, accumula granai, accumula, 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 perché dici, oh, ho finito di lavorare, vado in pensione, datti alla pazza gioia. Cosa dice Gesù? Stolto, stanotte stessa ti sarà richiesta la tua anima, quello che accumula di chi sarà? Se noi vogliamo essere angelicamente poveri, angelicamente poveri, non vuol dire essere straccioni o fare lavori da scellerato. Questo non è, questo andate a confessare, si fanno queste cose. Perché l'essere straccione non è una virtù, ma è una miseria umana che dobbiamo combattere e evitare, perché che in Italia ci sia gente che sta di sotto della soglia della povertà, non è che questi sono virtuosi ma vanno subito in paradiso, sono poveracci che se vanno di fame che vanno aiutati. Non è virtù essere straccioni, è virtù essere evangelicamente poveri. Avanza qualche soldo, che ce fai? Dai un po' dei soldi ai poveri, sei attento a non spiegare le cose, dai un po' dei soldi per le necessità della Chiesa, fai dire un po' di messa ai tuoi punti, mandi un po' di soldi con le missioni, a voglia manda soldi, se non sono gli avanzi. Non preoccupate, ce ne sono tanti. Ecco, tutte queste cose, il nostro Signore si insegna. Ed è l'unico modo per portarsi un po' di soldi dall'altra parte. Perché quando moriamo, del frutto del nostro lavoro, speriamo che ricordino i nostri eredi, quando lo trasformino in occasione per appiccicarsi e litigare, ma comunque noi lo lasciamo qui. Se ti vuoi portare qualcosa sola, sai che devi fare? L'elemosina in vita. Io dico sempre, tutti abbiamo il conto corrente, chi nella banca di Roma, chi nella banca della Cina, del Lazio, del non so dove, di chi vi pare, ecco. Ma sapete che esiste una banca del cielo? Sapete che esiste una banca del cielo? Lì si mettono i soldi, c'è un conto corrente, anzi quello è un conto veramente di deposito. Tasso di interesse, Gesù ha detto, è 100 per 1. Consiglio chiunque a trovare chi vi dà 100 per 1. Io pure a me c'è i soldi della parrocchia, ci facciamo subito una cattedrale nuova sulla terra, e la vita eterna, questo è detto Gesù nel cielo. Quindi ogni centesimo che tu dai nell'elemosina, sta tranquillo che il nostro Signore se lo segna, e se lo quindi si disegna senza dimenticarsi, perché i nostri peccati, se noi li andiamo a confessare pentiti, il nostro Signore li cancella, ok? Ma le opere buone che noi facciamo sono indelebili, rimangono con noi in eterno. E sono ricompensate dal Signore, insegna la Chiesa, con ragione di rigorosissima giustizia. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Anche un bicchiere d'acqua dato ad uno dei miei piccoli non perderà la sua ricompensa. Vi ricordate? Dice, e se è l'acqua del rubinetto, pure l'acqua del rubinetto. Perché l'acqua del rubinetto non costa niente, ma è il gesto di carità che tu hai fatto per prenderla e pungerla a uno che c'ha sede. Quindi dice, Dio con le opere di carità è rigorosissimo. Ecco quindi qualcosa, immaginiamo come la Santa Famiglia di Nazareth ha vissuto queste cose. Certamente ha lavorato onestamente per sé, ma state tranquilli che se gli avanzava qualcosa davano tutto in beneficenza. E Gesù certamente questo ha fatto nei suoi 3 anni di vita pubblica. Noi sappiamo che Giuda, cioè lo dicono i Vangeli, teneva la cassa e era sempre un po' arrabbiato, voleva pregarsi i soldi, ma il nostro Signore appena arrivavano i soldi nella cassa apriva subito il rubinetto e cominciava a distribuire in giro a poveri e bisognosi. E Giuda chiaramente non poteva farsi i suoi interessi. Quindi il lavoro va santificato, nobilitato, esercitato secondo Dio, tutelato nelle sedi legislative, vissuto come strumento di santificazione, e ciò che ne traiamo serve al decoroso e giusto sostentamento nostro. Quindi ripeto che essere straccioni non è una virtù, ma quello che ci avanza è un'esortazione, diamo per poterlo ritrovare in cielo e per poter santificare in questo modo anche il frutto del nostro lavoro. Voi sapete che il motivo per cui durante le sante messe, sapete perché si fa questo all'offertorio?
non è perché servono i soldi, anche perché servono i soldi alla parrocchia, ma perché è un modo per dire il frutto del mio lavoro, che in quel momento è rappresentato dal pane e dal vino, del mio personale lavoro, lo presento con le mani del sacerdote all'altare e lo offro a Dio. È evidente che è una cosa simbolica, però è una cosa liturgicamente importante, perché il nostro lavoro sia tutto e per tutto santificato. Oggi sapete che inizia anche il mese di maggio, dedicato a Maria Santissima, e certamente sarà un mese che, se ben vissuto, sarà fuori di innumerevoli grazie per tutti. Comincio il pomeriggio, come sapete, per il pellegrinaggio della Madonna Pellegrina, siete tutti invitati, c'è l'elenco affisso sulle porte, ci sono anche dei volantini in chiesa, se e come e quando potete a partecipare alle splendide celebrazioni domestiche che, a Dio piacere, questo mese faremo nella nostra parrocchia. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.